Questo è un intervento, un problema storico che c'era. Siamo intervenuti appunto una quarantina di giorni fa. L'intervento è consistito nel recuperare tutta una serie di rifiuti che sono stati sversati in un ventennio, crediamo, giù per questa scarpata. La difficoltà dell'intervento è stata era proprio dovuta al fatto, agli aspetti logistici, una strada molto stretta, quindi possibilità di portare mezzi di una certa portata, e poi soprattutto il fatto che la scarpata era molto ripida, quindi tutti gli operatori che sono dovuti intervenire dovevano essere operatori formati al lavoro su fune, modello alpinista, tanto per capirci, e dovevano essere al contempo anche operatori in grado di operare sull'amianto, perché i rifiuti che abbiamo preso erano tutti coperti sostanzialmente da detriti contenenti amianto. Abbiamo portato via una sessantina di motocicli abbandonati, abbiamo portato via una ventina di detriti, 6 tonnellate abbondanti di materiali contenenti amianto, ingombranti, insomma un po' di tutto. Ma la difficoltà, ripeto, è stata proprio quella di riuscire a portarli su per le condizioni che c'erano. Abbiamo lavorato su un fronte di discarica di circa 500 metri e una profondità di circa 25 metri. A mio bonifiche sono 20 anni che opero in questo settore. Noi costruiamo discariche, facciamo bonifiche d'amianto, facciamo discariche abusive di questo genere, facciamo bonifiche di terreni inquinati, quindi AMIU ha fatto attraverso la sua azienda tutto con proprio personale. Noi stiamo censendo tutte le discariche abusive sul territorio genovese e presto, così come facciamo ogni anno, inizieremo ad attaccare un'altra discarica abusiva. Noi come municipio erano anni che chiedevamo con mozione di ogni giorno questo intervento, si sono succedute, ci sono gli ordini del giorno di vari gruppi politici, sia di maggioranza che di minoranza in tutti questi anni, sia nello scorso ciclo che in questo. Ma io come presidente del municipio sono felicissimo che finalmente questo intervento venga fatto. So perfettamente che c'è stato un grosso investimento economico da parte dell'assessorato e quindi un investimento economico fatto con le tasse di noi cittadini e non posso che ringraziare AMIU per la sua grande disponibilità che io per esempio avevo avuto già modo di apprezzare nella bonifica dell'amianto nell'ex mercato in Corso Sardegna 7 anni fa. Il problema che si pone è benissimo, è un intervento che avviene dopo 20 anni, benissimo ripulire un luogo così bello, però noi dobbiamo prendere atto che questa è una problematica che non finisce oggi, cioè oggi non è la soluzione, da oggi dobbiamo metterla a sistema, ovvero noi abbiamo questa situazione che è simile ad altre situazioni in altre zone della città, mi viene in mente la Valpolcevera, i Righi, peraltro, cioè le nostre colline da anni sono aggredite come discariche abusive per vari fattori, chi ruba motorini o macchine, chi non vuol pagare il conferimento alle discariche, piccoli padroncini che magari hanno una partita IVA che lavorano in nero legato alla crisi economica degli anni precedenti, e quindi questi fattori non fanno altro che in un territorio così orograficamente complicato, per cui passiamo dal mare ai monti in pochi minuti, diventino veri e propri dei luoghi di scarica. Ecco, non possiamo immaginare fra 10 anni trovarci magari di nuovo qui a spendere ulteriori soldi per ribonificare di nuovo. Devono essere fatte anche delle azioni parallele, quindi l'azione parallela vuol dire videosorveglianza con telecamere e poi dopodiché l'amministrazione deve decodificare chi deve occuparsi di questi lavori. Questo è un lavoro eccezionale perché AMIU non ce l'ha nel contratto di servizio, ma l'amministrazione deve decidersi AMIU o appalti esterni, ma qualcuno deve intervenire in maniera sistematica nelle nostre colline quando la videosorveglianza, il controllo e, come dire, anche il lavoro sull'educazione civica non bastano, perché non si può aspettare ogni 10-20 anni interventi a spot. Deve essere assolutamente messa a sistema una pulizia costante delle nostre aree collinari che vanno controllate, vanno videosorvegliate, ma bisogna anche intervenire in modo sistematico. Dove è possibile si metterà la videosorveglianza, però l'altra cosa che chiediamo ai cittadini è quella di sorvegliare, di fare attenzione alle zone dove abitano e soprattutto di segnalare all'amministrazione ogni tipo di attività in qualche maniera illecita. A noi è già capitato in passato, attraverso anche l'aiuto dei cittadini, di intercettare attraverso delle semplici foto mandate WhatsApp, attraverso le targhe, di riuscire a recuperare i trasgressori e naturalmente a punirli. Diciamo che la città è talmente orograficamente complicata e questa è una parte della città, ma è una cartinetta, una sola città. Andrebbero fatte delle azioni nella raccolta della spazzatura e nell'approccio anche della raccolta, che dovrebbero essere un
pochino multidisciplinari. Non si può immaginare semplicemente il bidone quando tu hai territori concrose dove non puoi immaginare che la gente in orari serali, specie se anziana, possa farsi 200-300 metri con dei sacchetti della spazzatura. Bisogna rivedere anche i bidoni a spazzatura, che dovrebbero essere anche a livello tecnico logistico diversi a seconda della città. È un conto vivere nel fondovalle, è un conto vivere nelle colline, è un conto vivere nelle crose. Quindi ci vorrebbe una politica un pochino riorganizzativa di come si approccia la raccolta dei rifiuti, sicuramente una campagna di aumento del senso civico, ma il cittadino andrebbe anche invogliato studiando esattamente una raccolta che non sia omogenea tra città.